Burqa e niqab sono simboli di sottomissione della donna e ostacolo a una vera politica di integrazione. Nascondono storie di donne cui vengono negati diritti fondamentali come l'istruzione o la possibilità di lavorare, storie di violenza, di sopraffazione. Queste le motivazioni di Mara Carfagna, ministro delle pari opportunità, che rilancia la necessità di intervenire sui veli islamici che impediscono il riconoscimento della persona. Propone di vietare burqa e niqab nelle scuole e chiede un incontro ai colleghi dell'interno Maroni e dell'istruzione Gelmini. Perché, spiega il ministro, vietarli nelle scuole, luogo primario di integrazione ed emancipazione, può essere un segnale importante. Già la Lega il 2 ottobre scorso aveva depositato un testo di modifica della legge 152 del 1975 in materia di ordine pubblico. Al divieto che già esiste dell'utilizzo senza giustificato motivo di caschi o qualsiasi altro elemento che impedisca il riconoscimento, la Lega propone di togliere il riferimento al giustificato motivo, fonte di contestazioni tra sindaci, prefetti nei confronti della filiazione religiosa. E in nome della stessa legge 152, la leader del Movimento dell'Italia, Daniela Santanchè, è stata protagonista pochi giorni fa di un duro scontro con una comunità islamica a Milano. Durante una festa per la fine del Ramadan, a quanto dicono i partecipanti, la Santanchè aggredì per protesta le donne strappando loro il velo. Sta di fatto che l'esponente di destra ha riportato contusioni toraciche estese con prognosi di 20 giorni.